La nostra sala, ricordi, la nostra sala storica, la nostra sala racchiude tutta la nostra storia, 149 anni di storia. Il reggimento è stato costituito nel 1861, dalle epopee risorgimentali alle primo e secondo conflitto mondiale, c'è tutta la nostra storia. Noi, per noi questa sala rappresenta molto questo gesto che stiamo facendo oggi, perché segna, come ha detto lo speaker, il coronamento della nostra ridislocazione a Teulada, e segna anche l'inizio di un'attività operativa molto intensa. Abbiamo completato tutta la parte logistica, ci siamo sistemati, siamo circa 400 uomini, ci stiamo aspettando altri 300, quindi nel giro di 3-4 mesi noi di settembre completeremo l'addestramento standard, inizieremo con l'avanzata e l'anno prossimo saremo pronti per essere impiegati con gli altri. Quindi questa inaugurazione per noi rappresenta un grande valore morale, più che bene. Io invito il signor generale al taglio del nastro e dello scoprimento della nostra targa. Invito i cugini a sedersi, esatto, in modo tale che esatto, a lei. Cominciamo con l'angolo dedicato al bersagliere romano di Contotti, decorato di medaglia d'oro per la vita. Nonostante una grandissima rinomazione che gli opporse quando prestava servizio nelle guardie statali, riuscì con una lettera scritta di suo pugno al duca d'Aosta, allora ministro della guerra, a farsi arruolare nelle file dell'esercito. Qui abbiamo l'immagine sua originale, dalla quale poi abbiamo ricavato questa immagine, diciamo, più restaurata. Questo è lui, Licea, con i suoi compagni, e con la bicicletta che lo accompagnava sempre, prestando il servizio nel terzo battaglione civile durante la prima guerra mondiale. Qua abbiamo delle lettere fotografate da lui, dal padre, che scriveva sempre al maggiore Razzini, che era il suo comandante di battaglione, per chiedere sempre notizie sulla guerra civile. Qua abbiamo la tomba di Enrico Totti, con la battaglia sul capo, decorata appunto di medaglia d'oro a valore militare. Poi abbiamo addirittura un articolo di Encomio scritto da Gabriele D'Annunzio, che è venuto anche egli come sergente nel file del terzo reggimento bersagliere. Dall'altra parte, ci spostiamo, troviamo l'angolo dedicato al tenente cappellano Mazzoli Giovanni, anche egli decorato di medaglia d'oro a valore militare in Russia, per il tentativo di soccorrere dei bersaglieri feriti. Qua abbiamo, diciamo, tutti i suoi paramenti sacri originali che portava sul campo di battaglia. La sua veste sacrale, la cassettina dove portava tutti, diciamo, i paramenti, l'altare e l'occorrente per celebrare messa. Qui abbiamo l'immagine dove si vede appunto l'altare originale, è una delle sue ultime celebrazioni di messa prima appunto di morire sul campo di battaglia. E qua abbiamo la sua tomba. Poi invece abbiamo, rimanendo sempre il tema della campagna di Russia, una descrizione delle battaglie sul Don, 1941-1942, dove partecipò il terzo reggimento bersagliere, il 20° battaglione, il 18° battaglione e il 25° battaglione. Qua abbiamo una rivislocazione sul teatro delle battaglie del Don, quindi campagna di Russia. Sempre rimanendo in tema della campagna di Russia, ci spostiamo all'angolo dedicato allo storico comandante del terzo reggimento, il colonnello Amico Caretto, anche egli decorato di medaglia d'oro al valor militare. È stato un comandante molto, molto legato agli uomini del terzo, tant'è che gli è stata dedicata proprio una canzone che è diventata l'inno del terzo reggimento bersaglieri, la Carettiana. Nella Carettiana lui appunto viene descritto come papà. Passa per il reggimento del papà Caretto, proprio per sottolineare l'attaccamento paterno che i suoi uomini hanno per il reggimento. Qui abbiamo degli oggetti personali, il bastone suo, del colonnello Caretto, donato dalla moglie alla morte, diciamo, del colonnello. Qua
abbiamo il suo stato di servizio, poi abbiamo delle immagini sempre che rievocano le figure più importanti, quindi la medaglia d'oro di Mazzoni, e poi altre immagini, che abbiamo un'immagine molto più la salma di parliamo di campagna, sempre altri cimeli, altre fotografie, sempre solo Rus, una vai, la modalità utilizzata durante la campagna. Alcune lettere originali, questa del tenente del Bertino, che scrivevano le famiglie, fanno diciamo molto canti, quando si sentire quanto il bersagliere o comunque il soldato che sentisse la mancanza di casa, ma allo stesso tempo sentire la pace anche per loro. Qua sempre abbiamo la campagna di Russia, abbiamo un rosario russo originale rarissimo che ogni bersagliere teneva sempre in tasca, all'occorrenza diciamo poteva sempre servire, e la mitragliatrice russa MPS-H41 che era in dotazione ai reparti russi e che poi è stata sottratta, diciamo, portata via come prima di guerra dai nostri possedimenti. Parliamo sempre qui di campagna di Russia, abbiamo una balalaika russa, uno strumento sicuramente preso da qualche villaggio, sempre un polbacco. Qui addirittura abbiamo un articolo in cirillico di un giornale che russo sempre, che esortava diciamo i soldati russi a fronteggiare i bersaglieri nonostante il loro grandissimo valore in battaglia. Quindi da un lato i giornalisti russi esortavano i propri soldati a fronteggiare le micro battaglie, però allo stesso tempo riportavano comunque o ammettevano la superiorità in quel battaglia dei bersaglieri. Prego, ci spostiamo da questa parte, abbiamo le cartoline storiche del terzo reggimento. Le cartoline storiche partiamo dalle più diciamo antiche, dal 1905 e poi portarci all'epoca più recente, qua nel 1914, ma proprio epoca molto molto retroattiva, le scimitarre e gli scudi della guerra di Crimea 1855. L'organismo che ha appena costituito i reggimenti bersaglieri sono impiegati nella guerra di Crimea. Qua abbiamo una rievocazione di tutte le figure più significative del terzo regime di bersaglieri e di tutte le decorazioni annesse. Qua abbiamo dei ricordi sulla terra sacra di Ramanei. Perfetto, qua abbiamo la serie storica del comandante del terzo reggimento, epoca primi del Novecento.